Ravenna 2016 fa i conti con l'ambiente. Siamo con Boris Pesci, direttore del consorzio Astra, che ci parla di agricoltura circolare. Il progetto che noi oggi presentiamo è un progetto innovativo dove il consorzio Astra si rivolge a tutte le associazioni agricole, alle imprese agricole, con questo messaggio: con le imprese del territorio, con le imprese del consorzio Astra, soprattutto le quattro che presentiamo oggi, siamo in grado di dare una risposta a 360 gradi per tutte le tipologie che il settore agricolo può produrre come rifiuto. Circolare perché? Perché ci sono tanti rifiuti che possono essere rimessi nel mercato, rimessi nel tessuto produttivo, rimessi cioè nell'ambiente, li recuperiamo e li mettiamo nell'ambiente. Faccio un esempio: le due macro aree su cui noi ci muoviamo e ci rivolgiamo sono la fornitura di fango come ammendante per l'agricoltura, fango di origine agroalimentare che ha già finito il suo processo nella filiera agricola e può essere immesso nei campi come ammendante, soprattutto con una matrice organica. Nello stesso tempo possiamo fare il ritiro di tutte le potature e di tutti i frutteti abbattuti, e queste due tipologie ci permettono di farlo gratuitamente per l'agricoltore nel raggio di 70 km, la cosiddetta filiera corta. Poi, tramite altre due imprese, siamo in grado di smaltire tutti gli altri rifiuti pericolosi e non pericolosi che produce la stessa azienda agricola, ad esempio le manichette, i teli di pacciamatura, i teli antigrandine, rifiuti di vario genere, ma anche i rifiuti pericolosi intesi come i contenitori di fitofarmaci, batterie, oli, filtri e tutto quanto. Quindi una risposta a 360 gradi. Il progetto parte con delle imprese che fanno parte della provincia di Bologna e della provincia di Ravenna. Partiamo da queste due province qui per allargarci a macchia d'olio con le altre imprese del consorzio Astra presenti in Emilia Romagna.